Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchikagimar che vi parla e siamo tornati su Marvel Spider-Man 2. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo qui pronti per aprire il nostro albero delle abilità nel primo step, ok? Quindi qui avremo tutte le nostre abilità da fare. Quindi, allora, come si fa? Ah, per cambiare Spider-Man, ok. Qui avremo solo le abilità di Pete, ok. Qui quella di Miles e qua quella di tutti e due. A questo punto faccio queste e a posto. Bene, fatto, è arrivato un rapporto. Furti d'armi? Non se ci sono io! Attieniti al piano! Ti sfido, Spider-Man! Avanti! Si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui? Penso che lancerò una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche! Rinunciaci! Hai già perso! Lo so, un club dei complimenti! Non fanno male a nessuno e sono gratis! Tipo, oh, lei sì che incassa bene i pugni! Bravo! Sì! Senti come suona bene! Meno armi, più complimenti! Com'è andato? Cavolo, erano parecchi. Approfittare della sabbia che blocca la città. Chissà cosa gli ha preso a Marco. Ne arrivano altri. Accogliamoli a dovere, in stile Spidey. Oh, oh, gadget? Seccatura! Sì, è uno dei miei superpoteri. Gente, l'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Dammi un minuto, ti richiamo. Cavolo, c'è l'abbia con me. Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quello arrabbiato. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiato. Ma dai! Ormai dovresti conoscermi! Quando è che mi hai visto arrabbiato? Vediamo. Era una domanda retorica! Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te! Ero arrabbiato con l'universo! Non posso sbagliare! Opla! E ok, l'app è quasi pronta. E già che c'ero, ho pensato di svecchiarla un pochino. Non perderci troppo tempo, deve solo raccogliere le richieste dei cittadini. Certo. Mentre la pace si aggiorna, ampliamo la rete. Ora sento Miles. Ah, che figata. Ehi, di là. Non riusciva a respirare. Miles, ci sei? Sì, dimmi.
Raggiungi il tetto di quel palazzo. Quale palazzo? Ehi, sembravi stressato prima. Tutto bene? Già. Beh, ci sono un mucchio di cose da fare. Ho fame e nel distributore sono rimasti solo cracker a basso contenuto di sodio. Ah, che rottura! Me la caverò. Allora, sono riuscito a finire quell'aggiornamento per l'app di cui ti parlavo grazie a un amico. Ah, è vero, non puoi ancora capire la battuta. Tra un attimo sarà tutto più chiaro. Buono. Oh, dove stai andando, Miles? Ok, ci sono. Deve esserci un lanciadroni nelle vicinanze. Non vedo niente che somiglia a un lanciadroni. Forse è sotto la sabbia? Qual è? Ok, vedo il lanciadroni. E ora? Serve un AMCO stampato in 3D. E come me lo stampo in 3D? Oh. Ho capito. AMCO. Fammi indovinare. Aereo mobile di collegamento? Quasi, ma ora non importa. Il punto è che usa segnali correlati su scala spazio-temporale. Calcoli in wireless. Sei un genio, Genki. Ah, ma dai. Ti ho inviato il percorso con la massima stabilità di rete. Rispettalo e avremo il segnale necessario. Oh, maremma. Ok. Connessi alla rete locale. Rapporto in arrivo. Visto. Vado subito. Spider-Man era al circolo delle armi. Sbrighiamoci prima che arrivi. Ehi, serve una mano? Avete perso le chiavi? C'è un padro più avanti! Siete bravi a mettervi in tanti contro un blindato indifeso! State giù! E se invece di rubare provaste, che ne so, a dare una mano a salvare i cittadini? Mamma, e tu? Sì, sono in centro voilà. Per aiutare Gloria col FISN. Oh, hai parlato col signor Sumida? No. Vedi, Imus, Spider-Man non ti farà entrare al college. Lo farò, mamma, promesso. Scappo! Basta scherzo, servono le armi pesanti. Pesanti? Che? Spider-Man, spara in quella roba! Ah, eccolo il pesante. Ragazzone. Aio. Lasciaci!
Lasciaci in pace! Sta tirando quella roba! Sparate al ragno! Non dategli retta! Vai giù! Ok, l'app è stata aggiornata. Dacci uno sguardo. Bel lavoro! Abbiamo una nuova richiesta. Genki, bel lavoro con l'app. Sarà utile a un sacco di gente. Grazie. Miles, sistemiamo le ultime richieste e torniamo a scuola. E va bene. Spider-Man! Salvaci! Un cristallo ha sfondato il muro e danneggiato un condotto del gas! Un cristallo! Controllo! Grazie, Spider-Man! Il cristallo è lì dietro! Non l'abbiamo toccato! Dietro dove? Ah, lì! Comincio a stancarmi. Ok, ho parlato con i medici. C'è una specie di cristallo lì da te? Sì! I medici dicono che la mente di Marco è andata in pezzi. Letteralmente. Cavolo! E da dove vengono questi tizi di sabbia? Sono parti del suo subconscio che cercano di proteggere il cristallo. Ma c'è di più. Se riuscissi a trovare tutti i pezzi, dicono che forse potrebbero farlo tornare come prima. Essere un uomo di sabbia è complicato. E... Ok, Marco. Cosa stava proteggendo il tuo subconscio? Vediamo un po'. Prima eravamo insieme, poi a un tratto sono rimasto da solo. Un cristallo parlante. Ok. Sembra contenere un frammento dei ricordi di Marco. MJ ha detto che ci sono altri cristalli sparsi in città. Devo tenere gli occhi aperti. Collezionabile. Ehi, puoi sistemare l'ultima richiesta? C'è un VIP bloccato in una limousine. Dov'è? Però non la vedo mica. Ok. Eccola qua. Genki, Sumida è ancora lì? Sì, è con Ailey al momento. Sta cercando di prendere tempo, muoviti. Perfetto. Spero che mi aiuti con il saggio per il college. Non ci hai ancora messo mano. Vabbè, visto che mi hanno già preso alla ESU, potrei aiutarti io. Nah, fai già troppo. E poi, se mi aiuti a entrare al college, continuerai a vantartene per secoli. Beh, questo è vero. Forza, la gente ha bisogno di aiuto. Eccoci arrivati. Oggi sarà una giornata, lo so. Ehi, via da quella limousine! Ehi, ragno, prendiamolo! Ah!
usate i disinfestatori, ragno! I paparazzi sono già una piaga! Se hanno le armi, poi! Fate proprio schifo, lo sapete! Spediscilo all'altro mondo! Non potremmo vivere ciascuno come gli pare! Non mi libererò più! Sono fregato! Si può fare! Si può fare! Lasciami! Lasciami andare! Vediamo come sta il passeggero. È qui dentro. Ospedale. No. J. Jonah Jameson. Devo dirlo a Spider-Man. Va bene, signor Jameson, la porto subito in ospedale. Spider-Man, devi proprio vedere chi era il VIP nella limousine. Fremo dalla curiosità. Fammi sistemare questo idrante e arrivo. Signor Jameson, sono Spider-Man. Mi sente? Eccomi, a sinistra. Ehi, Spider-Man, guarda chi c'è. Cosa? Dove sono? Spider-Man! Jonah, luce dei miei occhi, tutto ok? Aiuto! Mi hanno rapito! Cosa? No, io la sto aiutando! Fate una foto! Criminali mascherati rapiscono giornalista! Siamo alle solite. Comportati bene con i dottori. Eccoci arrivati. Mi hanno rapito! Contro la mia volontà! Io non... No! Minacce! Voi due siete una minaccia! Ma J. Jonah Jameson non vi molla, capito? Non vado da nessuna parte! Ehi, dove andiamo? Dove stiamo andando? Signor Parker, dove si trova? Preside Evans! Sì, sì, sono proprio Peter Parker. Mi scusi, c'è stata un'emergenza e... Ma arrivo subito, giuro. Se non è qui tra 10 secondi. Oh no, no. Presto. Non ci credo che l'ho fatto. Dov'è il signor Sumida? Oh, lui se n'è andato. Ha parlato di vacanze. Cosa? È fantastico, Ailey. E mentre non c'eri, ho scoperto che mi hanno dato la borsa di studio REN. Sul serio? Sì. Coso? Vai forte. Gran giorno per tutti. Peccato che non c'ero. Oh no. Non posso guardare. E non posso non guardare. Preside Evans. Sì? Abbiamo deciso di arrivare. Lo so che sembra imperdonabile. Sembra? E mi dispiace. Oh, è così? A lei sembra? No, lo so, è che... Tutto questo è ridicolo. È l'ultima cosa che avrei voluto e non si ripeterà. Ne ho avuto abbastanza. No, ecco, se solo basta lei... con le scuse. Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti, non di abbandonarli. È licenziato. Bello. Se sei Spider-Man, deve essere dura tenersi un lavoro. Ma di certo tu ce la farai. Cavoli, però che iella. Ehi, mi spiace per il lavoro. Se ti può consolare, abbiamo avuto insegnanti peggiori. Posso aggiungerlo al curriculum? Senti,
Il New York Bulletin ha lanciato un concorso fotografico. Ho inviato uno scatto ieri. I soldi sono pochi, ma sono sempre soldi. È il giornale di Robbie Robertson. Un tempo lavoravamo insieme al Bugle. Penso di sapere cosa sta cercando. Grazie, Miles. Di niente. Se ho tempo, invierò qualche altro scatto anch'io. Robbie diceva sempre, non mostrarmi la città, mostrami New York. E andiamo da Robbie. Quanto mi mancava questo gioco. Mi sto divertendo come una... Sto già registrando, ragazzi, il secondo episodio praticamente di fila. Sono sempre lo stesso giorno comunque, sto facendo due video al day one. Così da portarvi un po' di roba fresca fresca. In alternanza con forse Mirage. Non so se riuscirò a metterveli insieme. Niente male. Ora lo invio e... Peter, come stai, ragazzo? Ciao, Robbie. Scusa l'improvvisata, ma volevo informarti che ho appena inviato una foto per il tuo concorso. Splendido. La pubblichiamo di sicuro. Ora devo scappare in riunione. Se catturi qualche altro angolo autentico di New York, mandamelo. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Grazie. Tenuto progressi nel quartiere, sventando crimini, completando attività e a Little l'Odissea, ok. Vediamo la mappa. Opportunità fotografiche 3. Ricordi di Marco 1, ok. Poi te le faremo magari tutte in live. Ricordi di ma... Ah, vedi? Proviamo ad andare qua intanto. Ma i loro condizionatori sono sparati a palla. Serve la giacca. Ma chi se la porta dietro con questo caldo? Sarà onesto, gente da Teo. Non abbiamo l'aria condizionata. Però tira una bella rietta. E quando la porta si apre, fa passare quel profumino di hot dog. No, mamma, non c'è niente di meglio. Chili dog o semplice? Come ti pare, era buona? Se è buona, la porti. Se non lo è, la cancelli. A me puoi dirlo. Chi mi saltava di più nella foto? Io rappresento una clientela più alta. Hanno aggredito quella coppia. Devo muovermi. La rivalità tra bottega è sempre stata agguerrita fin dalla notte dei tempi. Ma da quando quella bottega ha cercato di emulare il successo di Teo adottando una mascotte identica alla sua, siamo passati a un altro livello. Vediamo qua cosa c'è. Ok, abbiamo incontrato Miles. Grazie. Potremmo andare in tournée. Guarda assieme. Chi c'è nel... Sarebbe un'ottima scusa per costruire una spider mobile. Falli fuori, Spidey. Non ti facevo così veloce, Spidey. Aia! Un grabbo! Cavolo! Ok, ok. È passato. Ok. Vediamo un po' cos'altro abbiamo da fare qui. C'è un cristallo e un'altra... Allora, qua c'è un ricordo di Marco. Andiamo lì. Lì di Marco, non di Marco. Marco. Così qualcosa di secondario la facciamo. Ok, non possiamo andare avanti, sennò. Sembra uno di quei cristalli di Marco di cui parlava Miles.
Meglio controllare. Sapevo che vi avrei rivisti. Sabbia nelle scarpe, sabbia nei guanti! È un incubo! Ora esaminiamo il cristallo. Ok. Qualcuno ci sta osservando, Kimia. Ma non devi preoccuparti. È compito mio. Marco pensava di essere seguito. E chi è chi? Ma da chi? Ok. Bene. Poi vediamo un po' cos'altro c'è qui. Uno scatto. Ho il costume pieno di sabbia in posti spiacevoli. Forse è arrivato il momento di cambiarlo. Un seguimento? Ops. Super. Mia nonna me ne parlava sempre. Si faceva tutto il ponte a piedi ogni domenica per andare a comprare le verdure più fresche in città. Un giorno però fece tardi e un tizio le soffiò tutti i pomodori. A te che c'è lì. Stavo per investire qualcuno. Devo intervenire. È Spider-Man. Guida, guida. Siete passati con il rosso. Oh. Non mi sono ancora abituato. Palla. Oh. No! Non ti prenderai mai! Fuori uno. Ok. Punto assegno per i buoni. E ora andiamo avanti. Andiamo di là che mi sa che quello è l'appartamento nostro. Peccato che Pete abbia già perso il suo lavoro, cavolo, poverino. Ma deve essere dura fare il supereroe. Uop. No, 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 no. Ok, no, ok. Hola. Ragazzi, con il bonus pre-order qui abbiamo tutti i costumi. Ok, la sezione costumi. E abbiamo costume classico questo. Con i vari colori. Ok. Direi di tenere questo. Cioè questo quello che è del film. Ah no, questo è il costume classico. Ok.
Scarlet 2 avanzato. Penso che sia... questo è... Arcano Cavaliere. Bello questo, Arca... Aurantia. Ehi, hey, MJ. Ehi, hey, sto andando a casa tua per lasciare una cosa. La porta sul retro è aperta? Non lo so. Sono uscito di fretta stamattina. Ci vediamo lì. Ok, bene. Tu e Miles siete tornati a scuola? Sì, sì. È stato un primo giorno impegnativo. Domani andrà meglio, vedrai. Sì, di questo sono sicuro. A dopo. Che c'è di peggio che essere licenziati? Dirlo alla propria ragazza. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.